Siamo alla serata conclusiva del secondo corso per DJ ideato da Nando Fruscio e promosso dall'assessorato del dottor Rosario Fiorentino. Nando Fruscio, qual è la motivazione di questo corso e quali ostacoli e quali vantaggi hai ideato per questi ragazzi? Allora, questo è il secondo corso per DJ. In effetti, rispetto all'anno scorso, il primo corso diciamo è stato molto migliorato. Grazie diciamo anche alla fiducia dell'assessore che mi ha rinnovato questa manifestazione, questo corso, questo evento, e quindi diciamo grosse difficoltà non abbiamo trovato. Abbiamo avuto ospitalità da parte dell'Istituto d'Arte a Sorrento, da parte del Casinò, dove la discoteca adesso stiamo facendo questa manifestazione. Diciamo grosse difficoltà non abbiamo avuto, anche perché diciamo abbiamo messo tutta la nostra passione, il nostro impegno, quello che poi abbiamo cercato di trasmettere ai ragazzi. Spero di averci riuscito, diciamo diamo appuntamento alla prossima edizione, che sicuramente sarà riconfermata, se l'assessore diciamo ce lo permetterà di fare. L'idea che i ragazzi devono trovare nella nostra città momenti didattici e di istruzione e quindi formativi, ma anche momenti di divertimento. Tutto diciamo si basa sulla possibilità di costruire, anche rispetto a una situazione esterna in cui ci tengo a precisarlo, ci sono spinte che tendono anche a porre la chiusura dell'attività dei locali notturni per evitare situazioni di alcolismo, situazioni diciamo poco piacevoli come l'uso di sostanze stupefacenti. Io credo che noi dovremmo lavorare per la prevenzione su questi aspetti qua, e da qui a poco partiremo anche con un'iniziativa, sì, è dominata Bob, cioè presiederemo alcune zone della città dove si svolge la vita notturna, per far capire ai ragazzi che è bello divertirsi, è bello stare insieme, ma che è necessario evitare un uso diciamo molto alto di alcol e di evitare assolutamente poi l'uso delle droghe, sia leggere. Ha 12 anni, che in effetti da quando mi diceva il padre, che in effetti da quando sta facendo un corso che però diciamo 4 mesi, lui sta andando benissimo a scuola. Quindi grazie a tutti.
È bellissimo, ragazzi, come...